Abbiamo adesso qui in studio Francesco Ghirelli, che è direttore generale della Lega Pro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. È un problema essere direttore generale di una Lega Pro, che significa anche piena di problemi, come tante squadre. Beh, però è anche trasformare in una necessità in un'opportunità. È un po' il lavoro che stiamo cercando di fare, il lavoro che il presidente Macalli ha iniziato da tanti anni. Io sono felice di essere approdato alla Lega Pro, e perché è possibile fare un lavoro. Ecco, in questo è chiaro che la Lega Pro adesso, nell'ultimo mese, diciamo così, ha offerto degli spunti sportivi, calcistici e giornalistici, e anche proprio di davvero che rappresentavano bene l'Italia della provincia, con alcune splendide promozioni, una su tutta quella dell'Hellas Verona, per esempio, ma anche della Juve Stabia, insomma, di tante situazioni molto belle da raccontare, però ha offerto anche alcuni spunti sul calcio scommesse. Da che cosa partiamo? Partiamo dalle cose belle. Con il lavoro. Sì. Bello la vittoria del Gubbio, sì. La prima volta dopo tanti anni, bellissima la vittoria del Verona che torna, sono stati stadi da 30.000 persone a Salerno, io ero a Salerno il 19, è stata una cosa splendida, bellissima per il Verona e brutta per la Salernitana, la Juve Stabia, la Nocerina. Tutta gente che ha puntato sui giovani, questo è il primo elemento, in linea con l'indirizzo della Lega Pro. Bellissimo, dal 10 al 13 siamo andati con il CIO in Palestina per tentare un percorso di pace tra Israele e Palestina. Siamo stati la prima squadra di una nazionale occidentale in Palestina, è stata una cosa da brividi. Poi veniamo alla situazione sul calcio scommesse, brutta, molto brutta, perché per un punto chiarissimo, perché se a decidere è qualcuno al di fuori dei 22 ragazzi e del pallone, allora il giocattolo rischia di rompersi. Noi per fortuna in qualche modo abbiamo iniziato la riforma prima che scoppiasse questo fatto, il che non ci esime dall'affrontare il problema, sarebbe veramente sciocco. Siamo di fronte a un attacco, dobbiamo saperlo, criminale, che viene dall'estero, che viene prevalentemente dall'Asia, dobbiamo rispondere in termini di valori, in termini di riforma, ma anche sapendo che se non c'è un coordinamento delle polizie a livello mondiale, se non c'è un coordinamento delle magistrature, dei governi insieme all'istituzione, noi rischiamo di far chiacchiere invece che fatti, perché l'attacco è micidiale. Ecco, parole assolutamente da condividere, da sottolineare, da controfirmare, se fosse possibile, anche a nome di tutta Sky Sport, che si è schierata in maniera molto, molto decisa nei confronti appunto della situazione del calcio scommesse. Poi c'è anche però da dire che nessuno vuol giustificare comunque un Paoloni che aveva il suo bello stipendio, credo anche pagato puntualmente. 260.000 euro. Lordi, spero. Pagati però forse il giorno prima che non il giorno dopo, il che voglio dire, questo è poi un meccanismo da accertare, da verificare, bisogna concedere. Ecco. Comunque il dubbio, noi, lei sa, quella mattina che è scoppiata abbiamo dato mandato ai nostri legali, perché nel caso in cui fossero accertati noi ci costituiremo parte civile, perché ci ha arrecato un danno veramente consistente. Non è giustificabile Paoloni, ammesso che venga poi provata, certo, la sua colpevolezza, che riscuoteva uno stipendio assolutamente all'altezza delle sue prestazioni, non sono giustificabili nemmeno quelli tanti giocatori della Serie C che però lo stipendio non lo prendevano. Ora, al di là dei punti di penalizzazione che ci sono stati per varie società, tanto che la classifica era punteggiata da asterischi che indicavano meno 3, meno 4, meno 2, meno 7, eccetera, eccetera, che cosa fa la Lega Pro per garantire nella stagione 2011-2012 un campionato regolare anche dal punto di vista, come dire, contabile, ecco, che non significa soltanto la classifica? La riforma, che è basata essenzialmente su quattro punti: l'equilibrio economico-finanziario delle società garantite da fideiussioni, in modo tale che si paghino gli stipendi dei calciatori di coloro i quali lavorano; secondo, un'impiantistica adeguata; terzo, un'organizzazione aziendale che consenta di una parte di quei punti, era derivante anche dalla scarsità dell'organizzazione delle società; e quarto, una Lega che punta prevalentemente sui giovani e non scimmiotta il calcio di elite.
quindi lavora per la nazionale, lavora per crescere i giovani. E poi una lega, quella nostra, che fa la Confindustria delle società, cioè organizza i servizi e si mette al servizio appunto dei club. Questo è il progetto col quale vogliamo rispondere. Ecco, c'è una riforma dal 2014-2015, saranno tre gironi da 20 squadre. Allora, diciamo, noi abbiamo già da quest'anno programmato che speriamo che siano 90, ma dal 4 settembre, quando inizierà il campionato, abbiamo pensato che potrebbero essere anche 76. Quindi si passerebbe dagli attuali due gironi di prima divisione, tre gironi di seconda, a due gironi di prima e due gironi di seconda tagliandone uno. Infatti ripescheremo società soltanto se si scenderà al di sotto dei 76. Dopodiché nel prossimo Consiglio federale, cioè domani, si discuterà la riforma che è stata presentata dalla Lega Pro alla fine di marzo di quest'anno e che dovrebbe portare a 60 squadre, come diceva lei, nel 2014-2015, tre gironi di prima divisione 20, cioè squadre solide economicamente e finanziariamente capaci di offrire uno spettacolo sportivo fatto di passione e di stretto collegamento con il territorio, i comuni, le città. Ma siccome poi erano 60 squadre, se non sbaglio, addirittura 30 anni fa, di chi è la colpa se per 30 anni si è voluto costruire un castello senza fondamenta? Beh, lei sa che c'è stato alla fine degli anni 90 un po' una, come possiamo dire, mettiamo tra virgolette, un po' di follia, una bolla economica anche per la Serie C. Diciamo ha preso un po' in generale tutti, pensando che ci potesse essere un'espansione. Diciamo anche rispondeva a un'esigenza bella. Facciamo un esempio: quest'anno giocherà in Lega Pro, in seconda divisione, una cittadina che è piccolissima, Borga Buggiano. È bellissimo, è la passione di questo calcio, una società tra le altre cose solide. Quindi diciamo c'è anche questa Italia del calcio, dei 100 comuni, delle 100 città, delle tradizioni, della passione. Ecco, la crisi economica l'ha messa fortemente in discussione. Ed ora, dopo quegli anni, bisogna pensare che è cambiato, che la crisi morde e che bisogna quindi ripensare anche al format. È un po' la storia dei campionati, è la storia dell'evoluzione. Un'ultima domanda che io non so, la faccio proprio da persona che fa televisione, ma la guarda anche la televisione e a volte si meraviglia quando ascolta o dà certe notizie, perché poi torno terra a terra. Allora, la domanda è questa: la Lega Pro, ma anche la Lega di Serie B, si sono costituite parte civile contro Paoloni, Erodiani, Pirani, insomma gli eventuali colpevoli del calcio scommesse. Ma con che soldi pagano questi signori poi eventualmente? Io non lo so con che cosa pagano. Io so che l'anno... È chiaro che la sta mettendo anche sotto forma spiritosa, però il caso è serio. Io accetto questo ragionamento, perché appunto fa parte del gioco. Sì. Allora, io non lo so con che cosa pagheranno. E io non so nemmeno se puntiamo ad avere dei denari, perché non credo che questo sia il punto. Il punto vero è che se nel caso in cui fossero, uso sempre il condizionale di rispetto, rinviati a giudizio e giudicati colpevoli, noi saremmo di fronte a un danno morale nei confronti della Lega e delle società veramente pesanti, perché, torno a ripetere, se si mette in discussione il fatto che il risultato venga deciso all'esterno del campo di gioco, il giocattolo si rompe. Noi non vogliamo che si rompa, vogliamo che sia la gioia, che ci sia la felicità, che si torni. Per questo abbiamo fatto la convenzione con i 6.000 oratori d'Italia, perché il calcio ha bisogno di questo e il calcio ha bisogno di riformarsi, e questo è il lavoro che stiamo facendo. C'è bisogno di riforme. Guardi, c'è anche la cosa che più mi colpisce di queste vicende: è leggere che cosa ha determinato l'over, quasi l'inconsapevolezza e la leggerezza di non aver fatto nulla. Che cos'è 1-1 e 3-3? 1-0 o 4-1, non si cambia il risultato. Il problema è che bisogna rimettere in campo dei valori, perché manca una barriera, che è quella della, se vuole, della ripulsa etica, del non farlo. E questo è un compito che noi
non possiamo non assumere, perché accanto alle regole, accanto alle riforme, bisogna reintrodurre dei valori. Quando sento poi questa, la collaborazione con gli oratori, penso che sarebbe bello poi parlare ancora più a lungo delle cose belle. Poi, siccome Ghirelli è un cognome che comunque è giornalismo, già solo dal cognome, è chiaro che è dovere anche dei giornalisti andare a tenere almeno sullo stesso piano anche le cose brutte. L'ultima domanda che faccio è questa: ma dicevano i nostri nonni e anche le nostre mamme, prevenire è meglio che curare. Se ne sentiva parlare, no? Di accordi, del fatto che si mettevano d'accordo perché non riscuotevano lo stipendio e così poi dopo avevano anche soldi in alcuni casi per tirare al 27 del mese, così. Ma non era possibile fare qualcosa prima di Cremona? Ecco, questa non è che io, fosse di competenza della Lega, perché io credo che sia una domanda giusta alla quale noi dobbiamo rispondere. Ha fatto una domanda giusta, un quesito da porsi. Allora, vediamo intanto come avviene. Io, Francesco Ghirelli, ricevo una comunicazione dalle Monopoli di Stato e mi dice che c'è una partita in cui si prefigura un risultato anomalo. Che cos'è il risultato anomalo? Generalmente un risultato che spesso è perché magari mette in discussione la vincita del banco. Qualche volta si conferma quel risultato anomalo. Allora sorge immediato: che cosa fa Francesco Ghirelli in quel momento? Francesco Ghirelli in quel momento telefona agli ispettori che sono nello stadio, ma che possono vedere quelli lì, con tutta la buona volontà che ha, e poi l'aggiunge, lo dice alla Procura Federale, che non ha poteri di intercettazione, che non ha materie di questo. Io non lo dico per eliminare le responsabilità, certo. Dire la realtà. Allora, le domande che mi sorgono sono semplicissime. Primo, se siamo di fronte a un fatto grave, mi chiedo perché le agenzie non vadano dalla Procura della Repubblica. Perché non lo hanno fatto? Perché avvertono Francesco Ghirelli, che ha le pistole ad acqua per combattere un fenomeno di questa natura? Secondo elemento, è quello che ho detto prima, questa è una lotta tra, per prendere un vecchio film, tra ladri e guardie, cioè bisogna saperlo che è questo. Il fatto che scoppi è già un elemento per certi aspetti positivi, vuol dire che il sistema reagisce, ma bisogna sapere che c'è un'organizzazione di questo genere e c'è bisogno di un contrasto forte, di mezzi di contrasto, che noi, dobbiamo dirlo, non le abbiamo, possiamo partecipare alla sconfitta di questo. Terzo elemento, ma in fondo ho detto valori, mezzi di contrasto, capacità di riforma. Al quarto punto vengono anche l'inasprimento delle pene. Io lo metto all'ultimo punto perché so che cos'è stato il proibizionismo in America e non sono state le pene oppure la pena di morte a sconfiggere. Il che non vuol dire che non bisogna aumentare un meccanismo di questo genere. Noi dobbiamo fare questo percorso, se vogliamo combatterlo, sapendo che sarà una battaglia sempre aperta in cui le reti criminali si organizzeranno e noi dovremo contrastare. Dico un'ultima cosa: è vero che in alcuni casi non si pagano gli stipendi e noi vogliamo togliere l'acqua a quei pesci, perché nel momento in cui mettiamo le norme per l'equilibrio finanziario e le fideiussioni mettiamo questo, però nulla giustifica, perché ci sono tante persone che sono in cassa integrazione, sì, ma non per questo diventano Al Capone. Certo, assolutamente. Grazie a Francesco Ghirelli, direttore generale della Lega Pro. Noi adesso, che sono 35 minuti oltre le 15, ci fermiamo soltanto per un attimo, pronti a tornare tra poco anche con le notizie del mercato. Come sapete c'è questa dichiarazione di Amsic che sta scombussolando sia i napoletani sia i milanisti. A tra poco, state con noi.